Ciao ragazzi e bentornati a questa nuova parte dedicata alla costruzione, quindi all'assemblaggio del cabinato arcade. Allora mi raccomando, se non avete visto la parte precedente andatela a rivedere, lascio in alto a destra il link alla playlist del cabinato arcade in cui appunto lo stiamo assemblando così come lo vedete. Prima di iniziare con la continuazione dell'assemblaggio, mi raccomando, lasciate un super like al cabinato arcade, al nostro video. Mi raccomando, poi iscrivetevi al canale Mac Gab Collections per seguire insieme a noi tutte le prossime fasi di assemblaggio. Continuiamo! Bene ragazzi, siamo pronti per andare a posizionare il monitor. Allora, il cabinato l'ho messo capovolto per una questione di inquadratura, quindi lo andiamo a posizionare all'interno dell'alloggiamento ricavato nel pannello anteriore. Ed ecco fatto. Adesso andiamo a mettere diciamo la tavola qui dietro, che ci servirà appunto per sorreggere il televisore. Andiamo quindi a posizionare la staffa che poi terrà il televisore collegato ai due pannelli laterali. Allora, andiamo ad attaccare sui quattro fori del televisore, quelli che servono per attaccarlo a parete. Quindi centriamo il tutto e lo fissiamo con le quattro viti. E dopo averle predisposte, le andiamo a serrare. Ed ecco fatto. A questo punto, per rendere tutto stabile, occorre vincolare la tavola che sorregge il monitor ai due pannelli laterali del cabinato. Per fare questo utilizzeremo delle staffe ad L. Io ne ho scelte due per ogni lato, ok? In modo tale da vincolare questa tavola al pannello, quindi due su questo lato e due sull'altro lato. E mi raccomando alla vite, alla scelta della vite da utilizzare, in quanto dovrà essere più corta dei 15 mm dello spessore del pannello, altrimenti rischiate di uscire dall'altro lato e quindi sarebbe un disastro. Poi ovviamente potete applicare altre staffe a piacimento a seconda del peso del monitor, insomma questo potete regolarvi da soli. Ok, procediamo. Allora, per stringere queste viti ci servirà un cacciavite corto, appunto, che ci permetta di lavorare sotto questo pannello. Quindi facciamo prima il serraggio di queste viti. A proposito, io avevo già predisposto i fori sulla tavola prima di montarla all'interno. Questo proprio per agevolare questa fase. Ok, quindi finiamo di stringere tutte queste viti, dopodiché procediamo a serrarle sul pannello. Ed ecco come si presenta il pannello una volta che è stato fissato anche con le due staffe ad L. Quindi questo è il primo lato e questo è l'altro lato. Perfetto, adesso ragazzi il monitor è completamente stabile nella sua posizione. Forse aggiungerò anche una staffa L qui sotto perché il peso del monitor andrà in questo senso e quindi preferisco comunque mettere anche un sostegno in quel verso. Ed eccole qui le due staffe che ho aggiunto. Ragazzi, ovviamente i fori che ci sono qui delle due viti che non si vedono, ovviamente io l'avevo già preparati prima, quindi la tavola l'avevo già tutta preforata, altrimenti per abitare le viti in queste condizioni diventa veramente scomodo, quindi prevedete tutto in anticipo per trovarvi poi comodi in fase di installazione. Ok, adesso siamo pronti ragazzi per metterlo in piedi e vediamo un attimo il monitor com'è il risultato ragazzi. Dopodiché ci spostiamo a fare gli ultimi dettagli
e dopo si inizia con l'impianto elettrico. Ed eccolo qui il cabinato completo di monitor. Wow, guardate che bello ragazzi, spettacolare. Allora adesso si prosegue con l'inserimento delle bordature rosse che mancano qui sulla parte del logo Street Fighter, la bordatura quella giù in basso, e dopodiché si procede all'allestimento del pannello con i joystick e i pulsanti. Quindi ci ritroveremo tutto pronto, dopodiché si comincia con l'impianto elettrico. Andiamo ora ad incollare le ultime bordature, ossia quelle sul pannello del logo di Street Fighter. Quindi andiamo a disporre la colla. Abbiamo ritagliato il pezzo di bordo a misura e adesso lo andiamo ad applicare. Ed ecco, andiamo ad eseguire la stessa operazione sul bordo inferiore. Procediamo quindi ad incollare il secondo bordo. Ed ecco qua. Andiamo ora ad incollare il bordo, quello più in basso. Eccolo qui il bordo tagliato a misura. Lo andiamo a incollare. Andiamo a schiacciare bene. Bene amici, ed ecco come si presenta il cabinato dopo che abbiamo incollato le due bordature del logo Street Fighter 2. Ragazzi, guardate che spettacolo! E poi abbiamo incollato anche il bordo, quello inferiore. E come potete vedere, manca soltanto l'ultimo bordo, questo qui in alto, del pannello di controllo. E infatti il pannello di controllo è quello che andiamo ad allestire adesso. Procediamo. Recuperiamo quindi il nostro pannello di controllo e andiamo a disporre i joystick e i pulsanti. Allora, iniziamo dai pulsanti. Ovviamente la disposizione potete scegliere quella che più preferite. Allora, io inizierò con il rosso, giallo, blu, verde, nero qui sotto e qui il bianco. Adesso capovolgiamo il nostro pennello di controllo e andiamo a fissare tutti i pulsanti con le ghiere, vai! E prima di fissarli orientiamo l'attacco del microinterruttore in modo tale che il collegamento dei cavi elettrici sia rivolto verso l'interno del cabinato. Questo poi ci ritornerà utile quando andiamo a fare i collegamenti. Quindi iniziamo e andiamo a serrare tutti quanti.
ovviamente non li vado a stringere molto forte, in quanto avrò magari dopo la necessità di ruotarli un po' per appunto per aggiustare il passaggio dei cavi. Quindi diciamo che il serraggio finale lo faremo dopo che la disposizione dei cavi sarà completa. Ed ecco fatto, adesso facciamo la stessa cosa per il plier 2. Così come si presenta il nostro pannello dopo aver predisposto i pulsanti di gioco, adesso capovolgiamo ancora una volta il pannello e andiamo a montare i microinterruttori. E come abbiamo già fatto con i microinterruttori del pannello frontale, andiamo a montare i nostri micro diciamo tra queste due predisposizioni, e facciamo attenzione che i perni delle pareti vadano a inserirsi perfettamente nei fori dei microinterruttori. Ed ecco fatto. Eseguiamo la stessa operazione per tutti gli altri micro. Allora, mentre inserivo questi micro, diciamo, ho visto un modo più semplice per poterlo montare, perché appunto questa plastica necessita di essere dilatata e quindi rischiamo pure di romperla. Allora guardate ragazzi, il modo più comodo che ho trovato per montarli è questo. Quindi vedete questo foro? Lo andiamo a inserire direttamente su questo perno, quindi col microinterruttore orientato in verticale, semplicissimo. Poi lo premiamo in direzione dell'altro, allarghiamo leggermente ed eccolo qui ragazzi, si monta da solo, spettacolare questo metodo. Ed ecco come si presentano tutti i nostri pulsanti completi di microinterruttori. Come potete vedere, tutti i Faston sono rivolti verso l'interno del cabinato. Ok, procediamo ora a montare i joystick. Vai! Recuperiamo quindi il nostro joystick del Plier 1. Lo andiamo a inserire in sede. Ecco qua. A questo punto andiamo a fare un serraggio con le viti, quindi le passiamo all'interno. Non ci dimentichiamo un sistema antisvitamento, quindi una rondella Grover. Tanto le predisponiamo, poi le andiamo a serrare. E così andiamo a predisporre tutte le altre viti. Ok, adesso andiamo a centrare il joystick in posizione, serriamo il tutto ed eseguiamo la stessa operazione per il secondo. Ed ecco come si presenta il pannello di controllo completo di joystick. Ragazzi, sentite che scatto. Pulsanti, guardate che spettacolo. Ok, adesso prima di montare i due pomelli sui joystick ci spostiamo a lavorare sotto e andiamo a predisporre tutti i cavi elettrici dei joystick e dei micro switch. Procediamo. Recuperiamo quindi i cavetti che ci sono stati consegnati insieme al kit dei joystick e li andiamo a montare. Allora, io ho posizionato il blu sul comune di ogni micro in modo tale da avere la giusta corrispondenza. Quindi iniziamo. Proseguiamo con il terzo pulsante. Ed ecco fatto. Come potete vedere, i cavi sono tutti rivolti verso l'interno del cabinato. Andiamo ora a montare il cavo del joystick, che è questo qui che troviamo appunto in dotazione insieme al joystick. Lo andiamo a montare su questa morsettiera. Ecco fatto. Allora ragazzi, adesso eseguiamo la stessa operazione per il Plier 2. Ed ecco come si presenta la parte inferiore del pannello di controllo, completa di tutta la predisposizione dei cavi
che poi ci serviranno per eseguire tutti i collegamenti ai vari dispositivi. E a questo punto non ci resta altro che andare a completare l'assemblaggio del pannello di controllo. Quindi non ci dimentichiamo la copertura del foro, ok? Dopodiché andiamo ad avvitare il pomello, quindi pomello rosso per il player 1. Ecco fatto. Ci spostiamo da quest'altro lato, copertura per il foro e pomello azzurro per il player 2. Ed eccolo qui ragazzi, guardate che spettacolo, siamo pronti quasi per giocare. Wow, spettacolare. Bene amici, ed ecco come si presenta il nostro cabinato arcade al termine di questa fase di assemblaggio. Guardate che spettacolo, sembra uscito da fabbrica, è veramente bello. Guardate qui il pannello con la grafica laterale, tutta la bordatura rossa perfettamente incollata. Questa ovviamente l'andremo ad attaccare a lavoro ultimato, perché il pannello ci servirà di toglierlo e rimetterlo, quindi la bordatura ci dà fastidio, la metteremo dopo. Ecco qui la parte con il monitor, il logo Street Fighter 2. Ragazzi, guardate che spettacolo, sta venendo un capolavoro. Bene ragazzi, questo video tutorial finisce qui. Mi raccomando, lasciate un super like al cabinato arcade e al nostro video, e mi raccomando cliccate in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora, io vi lascio con questa fantastica panoramica del cabinato arcade, quindi lo scatolato completo, e vi do appuntamento al prossimo video tutorial, dove inizieremo l'impianto elettrico e il collegamento dei vari dispositivi elettronici che si trovano all'interno del nostro cabinato. Ok, vi lascio con questa panoramica e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!